Cari amici, benvenuti a questa nostra trasmissione dedicata ad un problema che assilla milioni di italiani. Parliamo dei disturbi di panico. Pensate che recentemente l'Istituto SVG di Trieste, una nota società che si occupa di rilevazioni anche in campo della politica, ha certificato come siano 8 milioni di italiani che soffrono di disturbi di panico. È un po' come se in ognuna delle nostre famiglie ci fosse una persona che ha sofferto o soffre eh, di questa malattia. E diciamo che per lottare contro questo, questo problema, questa malattia, è nata da poco un'associazione. Nazionale si chiama Associazione Pronto Intervento Panico e eh, questa associazione è da noi tutti contattabile tramite l'amicizia su Facebook o tramite una semplice mail. Ne è presidente una giovane donna molto bella ed elegante che potrebbe apparire un simbolo di, che dire, di sicurezza e di benessere, che però ha sofferto in passato di questa patologia. Ne è uscita con un percorso che le ha permesso poi di conoscere professionalità in questo campo e di avviare un'associazione nazionale che è l'unico punto di riferimento che possiamo dire organizzato contro i disturbi di panico in questo momento. Ve la presento, è l'avvocato Barbara Prampolini. Salve a tutti, grazie per l'invito, sono molto felice di essere qui e spero di riuscire a diffondere anche attraverso questa partecipazione la nostra cultura del panico. Bene, Barbara, entriamo nel vivo di questa trasmissione. Eh, come si riconosce un attacco di panico e quali sono i comportamenti giusti da mettere in atto quando eh, si trova il momento di confronto con la crisi, con l'attacco vero e proprio? Non sempre si riesce a riconoscere che ciò che ci sta succedendo è un attacco di panico. Sicuramente abbiamo una serie di sensazioni che ci sovrastano, eh, una delle quali è la sensazione di morte imminente, di perdita del controllo, tachicardia e tutta una serie di altri sintomi. Eh, cosa si può fare? Mm, se non si conosce, per cui se non si è mai avuto un attacco di panico, purtroppo c'è poco da fare. Normalmente ci si rivolge al proprio medico curante o si finisce al pronto soccorso proprio terrorizzati con la netta convinzione di morire. Però sicuramente non si può controllare. Quindi il eh, primo punto di riferimento sono i nostri eh, pronto soccorso. Ma esistono all'interno di queste strutture sanitarie professionalità sufficientemente eh, come dire, competenti? Eh, esiste in sostanza un modo corretto di assistere eh, chi si presenta in preda ad un attacco di panico oggi? Dovrebbe essere così, ma purtroppo così non è. Così non è in troppi casi, eh, in tutti i miei casi, in cui sono andata al pronto soccorso d'urgenza, appunto, preda di un attacco di panico, e così non è per tantissime persone che si rivolgono all'associazione, che appunto testimoniano che ogni volta che sono andati al pronto soccorso, preda di un attacco di panico, non hanno assolutamente ricevuto la giusta accoglienza e le giuste indicazioni. E vi ho parlato prima del forte interesse che l'associazione che l'avvocato ha fondato, l'associazione Pronto Intervento Panico, che vi ricordo è contattabile da parte di voi tutti: di tutti coloro i quali abbiano un parente, un amico, un familiare o essi stessi sono coinvolti dal problema. è Contattabile appunto attraverso Facebook, attraverso le mail, attraverso un numero dedicato. Sono diversi e svariati i modi con cui potete dialogare con Barbara e con i componenti dell'associazione. Vi dicevo, appunto, ha avuto un momento di lancio molto importante. Era presente il neuroscienziato Rosario Sorrentino, il Massimo. Esperto della materia in Italia, autore dei famosi volumi eh, Panico e rabbia, pubblicati da Mondadori, lo abbiamo intervistato. Ascoltate con attenzione questa intervista che vi svelerà alcuni particolari per noi inediti. Sono in compagnia del professor Rosario Sorrentino, neuroscienziato, esperto dei disturbi legati agli attacchi di panico, autore del libro Panico, una bugia del cervello che può rovinarci la vita. Ci vuole spiegare cosa sono i disturbi da attacchi di panico, cos'è la sindrome da attacchi di panico? È una malattia che fa parte del grande contenitore dei disturbi d'ansia, cioè persone che più volte vengono colpite da senso di morte, palpitazione, senso di soffocamento, sensazione penosa di distacco dalla realtà, sensazioni che durano da pochi minuti a 20 minuti, che cambiano radicalmente la qualità di vita di quella persona, catapultandola in una situazione di grave stress che può perdurare anche per tutta la vita. Come è possibile curare gli attacchi di panico? Ci vuole una terapia medica curativa di tipo farmacologico affiancata a un'attività sportiva di tipo aerobico adeguata e in alcuni casi integrare questi due presidi con una psicoterapia breve di tipo cognitivo-comportamentale ma bisogna affidarsi a dei veri esperti Professore, com'è che lei si è appassionato ai disturbi legati al panico, agli attacchi di panico? Perché mi incuriosiva molto questo tipo di disturbo che irrompeva all'improvviso nella vita di una persona paralizzandola al punto tale da renderla incapace di muoversi, di esercitare l'autonomia, di esercitare la libertà, fino ad arrivare una, ad una totale mancanza di autostima. Ecco, l'idea di aiutare queste persone a ritrovare tutto ciò e anche una piena emancipazione per me è stato oggetto di grande stimolo. Che differenza c'è tra attacco di panico, panico e paura? L'attacco di panico è la malattia. Quindi più episodi che arrivano poi a configurare quello che si chiama il disturbo di panico, cioè persone che settimanalmente, giornalmente, mensilmente vengono colpite da queste crisi improvvise. La paura è l'emozione, è un'emozione primaria grazie alla quale questa risorsa ci consente di superare in alcuni momenti delle emergenze e di superarle vincendo a pieno titolo. Esiste un legame, professore, tra panico e depressione? Beh, molto spesso il panico può complicarsi nella storia di questi pazienti con delle crisi depressive e molti pazienti con depressione possono avere delle crisi di panico. Però mentre l'attacco di panico fa parte dei disturbi dell'ansia, la depressione fa parte dei disturbi dell'umore. Diciamo che si trovano eh, nello stesso paziente circa nel 30-40% dei casi. Professore, a questo punto mi consente una domanda frivola. È vero che grazie ad un episodio... Legato al panico, lei ha trovato l'amore? Beh, diciamo ho cercato di descrivere una, un fatto personale con una, con una certa delicatezza, cercando di essere il più delicato possibile, anche perché questo dà un ulteriore contributo nel far capire che questi disturbi possono capitare veramente a chiunque. E avete sentito l'opinione del professor Sorrentino, avete visto quanta gente ha partecipato a questo primo incontro conoscitivo, un successo addirittura isperato Barbara, è vero? È vero, anche noi siamo rimasti molto sorpresi della grandissima partecipazione, molto contenti ovviamente, però ci siamo anche resi conto che questa affluenza in massa diciamo così, delle persone sta a significare una cosa sola, che purtroppo effettivamente sono tantissime e sempre di più, le persone che soffrono di questo, di questo disturbo e o che conoscono persone che soffrono di, o hanno familiari che ne soffrono, quindi è veramente un argomento che sta suscitando assolutamente molto interesse. E... Anche è vero che eh, voi vi state muovendo, state dialogando con le istituzioni, con le imprese, con i cittadini, ma che avete bisogno di sostegno, in sostanza, servono fondi per finanziare l'associazione. Servono naturalmente volontari, cioè persone che dedicano un po' del proprio tempo ad attività appunto di divulgazione, di formazione, organizzazione in sostanza opera di volontariato. Certo. Chiunque per voi è un amico dell'associazione, è un interlocutore prezioso. Assolutamente sì l'associazione come tutte le associazioni soprattutto quando ci si pongono degli obiettivi veramente molto importanti che poi insomma è possibile vedere anche sul nostro sito nelle brochure e così via abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti abbiamo bisogno della collaborazione di persone che ci aiutino economicamente ma anche che ci aiutino con il loro tempo dedicandoci una parte delle loro giornate piuttosto che le loro idee piuttosto che la voglia di comunque rendersi utile in qualche modo per noi è proprio un gran beneficio e anche per le persone che soffrono è un gran beneficio perché più riusciamo e in fretta a raggiungere i nostri obiettivi e meno saranno le persone che soffriranno di questa malattia. Ho notato poco fa per tornare alla malattia e quindi al suo excursus nell'ambito appunto della vita di tutti i giorni, ho notato appunto tra i suggerimenti del professor Sorrentino c'era l'attività fisica anche moderata ma viene considerata molto importante, perché questo Barbara? Ma, eh, io per prima ero inizialmente abbastanza scettica di come, come l'attività fisica parte della cura, poi in realtà approfondendo sia l'argomento in termini teorici che praticando regolare attività fisica mi sono resa conto che in effetti eh, il valore sottostante questa affermazione è notevole, quindi l'attività fisica se fa bene a tutti in generale diciamo che per chi soffre di attacco di panico eh, di più quindi un'attività fisica costante, moderata, non si richiede certo l'agonismo, però è fondamentale, aiuta veramente molto a stare meglio, a controllare la propria vita, il proprio equilibrio. Siamo arrivati alla fine di questa nostra trasmissione. Avete sentito quanti argomenti di quale importanza abbiamo affrontato nel corso di questo incontro. Vi invito dunque a sostenere l'associazione, a fornire le vostre idee, i vostri suggerimenti, la vostra collaborazione chiedendo l'amicizia su Facebook, oppure telefonando al numero dedicato oppure scrivendo una email. Ringrazio voi tutti per essere stati con noi e mi raccomando, oggi combattere il panico si può. Si può combattere. E si può vincere e lo faremo insieme. Grazie a tutti.